Sono Senseless e questo è Final Game Over. E siamo al terzo episodio di Zed Zekrabbit. L'altra volta sono completamente uscito fuori di testa con Orbitus nel secondo episodio. No grazie, nessun demo. Preferirei lasciar perdere la demo. Mi sono preso pure una settimana. Anche perché non prendere una settimana di vacanza nelle mie possibilità non provoca conseguenze al momento. Non lo provocherà mai altre conseguenze, vista la popolarità del mio canale, ma comunque non importa. Adesso dobbiamo andare al terzo episodio. Abbiamo visto il secondo episodio, era tutto a tema tecnologico, eccetera. Questo dovrebbe essere un po' più a tema templi e giunca, penso. Diamoci da fare. Andiamo a Fanolint. E vediamo se riesco ancora a giocare decentemente. Mi sembrava che avevo detto templi e... Oh, non vedo delle piante da sopra. È ok. Sembra che una delle nuove meccaniche sia questa specie di pentola. Posso distruggere i vetri? No, grazie. Cosa cazzo mi bloccava da sparare? Vabbè. Non pensiamoci più. Queste piante non mi piacciono. Crepa. Posso andare qui? Non lo so, queste piante sembrano pericolose. Quanta acqua. Deve essere una serra. Ah, attualmente quelle piante attaccano. Ah. Crepa! Ah! Iniziamo bene. Iniziamo decisamente bene. Anche se non fanno alcun danno, voglio eliminare quelle tartaruguine. È un principio, cazzo. Sembra che qui non posso andare da nessun'altra parte. Crepa tartarughina. Crepa tartarughina. Invasione delle tartarughine! Muori! Con quale brutalità posso giustificare le mie gesta? Dunque, andiamo di qui. Ne ho bisogno di questa. Così posso smettere di sbattere le mani sulla tastiera in questo modo. Wow. Adesso sembrano più dei razzi. L'ultima volta che ho visto questi carri armati lanciavano dei proiettili che sembravano delle carote. Cioè, in che modo poi inusuale cercavano di ammazzare Jazz, vabbè. Mangia sta carota! Adesso sono carote ricolorate di blu. Vabbè, le novità che offre questo episodio. C'è un segreto qui. Wow, quanta invincibilità. Ci sbatto la testa contro i punteruoli. Boom. Sono invincibile, fatevi i cazzi vostri perché io mi farò i miei. E sto mentendo. Non me li farò mai. Comunque. Op. Via il carro armato. Qui sotto non c'è niente. Qui un segreto. Oh. Lo scudo extra. Mi dovrebbe aiutare a prendere qualche colpo in più invece di quello giallo. Comunque, questo è l'effetto che fa. Avrei bisogno di una carota. C'è una carota da queste parti? Pare di no. Ah, eccole. Perfetto. Ponte, munizioni. Ponte. Rockabell. Ottimo. Oh. Per qui sotto. Qui non c'è nulla. Ok. Non ho bisogno di carote, ma comunque grazie lo stesso. Ah. Dannato fiore. Non ho mai avuto un pollice verde, ma...
Ne ho sicuramente uno buono per distruggerle tutte ste piante. Livello 2 di Falunit. Ah, maledizione. Oh, ancora un po' di scudo, fortunatamente. Ho visto che c'è una pianta che si sta divertendo a lanciare i petali da queste parti. A tal proposito, cosa lanciano queste piante? Io, vabbè, io ho detto petali, ma dovrebbero essere semi o qualcosa del genere. Boing. Oh, pappagallo. Certo deve essere una bella arma questa per distruggere i carri armati in pochi colpi. Ciao, pappagallo. Oh. E dire che in questo gioco non è neppure potenziabile, a meno che appunto non sia un rapid fire che ci permette di fare tantissimi danni in poco tempo. In ZZ Rabbit 2 è potenziabile attualmente. Oh, vabbè, meno male che c'ho lo scudo, l'ho levato di mezzo. Cosa c'è lì? Carote. Oh, oh. Ok. Questo scudo me lo sto consumando, eh. Niam. Munizione. Oh, checkpoint. E addio scudo. Hanno messo i nemici in punti piuttosto fastidiosi, eh. Ecco un altro pappagallo. Durerà 5 secondi. Contateli. Varranno la pena. Ecco che sembra il pappagallo. Maledizione. Hanno messo queste ventole in posizione proprio bastarde, eh. Guardate, finché non raggiungiamo un punto come quello di Orbitus, mi sta bene comunque. Credo che l'abbiano fatto apposta per questo. Qualsiasi livello sarà piacevole in confronto a quell'ultimo di Orbitus. Veramente. Ah. Maledizione, oh, appena te vedono sparano, eh. Non ci hanno pietà. I rimbalzini. Oh. Wow. Maledizione, questi fiori di merda. Ah! Porca puttana, devo prendere il riservante. Ho bisogno urgente di carote. Un altro colpo e sarò secco. Oh, fine livello. Pazienza. Boom. Ah, ecco. Level clear. Prossimo pianeta. Scrap. Che nome? Scrap-a-rap, sì. Scrap-a-rap. Anche il colore non è convincente. Wow. Alla faccia del... della giungla e dei templi. Questa è una discarica. Deve essere un pianeta discarica. E questi nemici non sono esattamente molto accomodanti. Oh merda. Ah cazzo. Non mi piace questo nemico. No no, non mi piace proprio. Spero di essere via da questo pianeta il più presto possibile. Ah, dannazione. Dovevo immaginarlo che faceva male venire colpiti da quello. Oh. Oh wow, ci è mancato poco. Pappagallo. 5 secondi, timer. Ah. Si muoveva in un modo troppo rapido da un lato all'altro. No, rimbalzino. Questo tizio non manco è facilmente ammazzabile con il fucile normale. Ma che cazzo, un altro non doveva cadere. Vabbè. Perfetto. Cazzo. Dai.
Ho capito. Ah, merda, mi ha colpito. Se questo non è esattamente un pianeta molto accomodante, ho perso tutte le mie munizioni. Avrei dovuto utilizzarle un po'. Invece di fare così. Di fare il risparmione. No, adesso non ho bisogno di queste, però. I razzi non servono qui. Serve un utilizzo molto massivo delle rimbalzine, temo. Perché molti nemici sono negli angolini. O in punti dove si mettono a muovere a destra e a sinistra molto spesso. Questa cazzo è... Wow. Dannazione. Ci volevano pure queste torrette che si muovevano in giro. Cosa? Che? Oh, oh, oh. Ah, c'è un magnete. Oh, merda. Oh. La presenza di questi magneti non è per nulla accomodante. Mi potrebbero aiutare a saltare quelle spine, ma... Oh, ho già finito il livello attualmente. Ok. Boom. C'era una torretta che mi stava per colpire. Sembra che questi livelli siano molto più indotti all'esplorazione piuttosto che alla direzione. Perché ci sono molte direzioni da prendere per finire un livello, ma... Finiamo per fare ben poco. Scendiamo, prego. Grazie. Oh. Posso camminare sopra quei nemici? Non lo sapevo. Non mi sono fatto nulla. No, rimbalzino, grazie. Invece di sparare stavo saltellando come un coglione, vabbè. Oh. Ah. Saliamo su, andiamo giù. Saliamo su, prego. Penso che di qua non c'è nulla da fare. Ah, che cazzo. Ma che fanno come i lemming su sti cosi? Si buttano la coppa sotto. Ma merda. Ah, porca troia. Oddio. Ok, sono ancora intero. Vediamo come posso fare questo salto senza... Perché appunto il livello continua a tirarmi addosso nemici. Inutile che li ammazzi ogni tanto perché continueranno ad uscire fuori. Ah, dove vado? Di qua forse? Oh, livello segreto. O per meglio dire livello bonus. Oh, 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 oh. Ecco come l'inizio del livello di nuovo. Ah. No, grazie, non ci casco. Rimbalzino, prego. Nulla. Meno male che posso scalare un po' limitatamente queste parti. Del tempo in più. Ah, no. No. Questo livello è estremamente esplorabile. E dico estremamente esplorabile perché si può fare ben poco in tutto il giro del livello. Devo scoprire qual è il percorso giusto. Ah, saliamo di qui. Saliamo, saliamo. Ci riusciamo? No. Ecco fatto. Sti cazzi. Rimbalzino. E quante ne butta davanti alle tv sto gioco. Oh, ok. Corriamo. Yay. Wow. Non me l'ho accorto di averlo preso sto power up per un secondo. Ah, sono andato un po' troppo veloce. Adesso ho perso. E che cazzo sta torretta che sta sopra rimane ferma. Va bene. Adesso ho perso un'altra volta la vita, ma... Oh. Ok,
Piano piano. Almeno ho preso la gemma bonus. Ciò mi garantirà un po' di vita in più. Ammesso che riesca a finirci questo livello. Ma finora sto andando abbastanza bene. Quella abbastanza, eh. Ti ho visto che sei là, dai, esci fuori. Eccolo. Ha voglia lanciare impalzini, eh. Era fuori schermo. Vabbè. Oppla. Oh, hoverboard. Yuhu. Andiamo. Ah, porca troia, le torrette. Porca troia, sparano pure fuori schermo, è mica giusto, ah. Stronzata. Levati di mezzo. No, non c'è sto, non c'è sto. Non c'è sto. T'ammazzo. Wow, sto livello è gigantesco. Dove cazzo devo andare? Ah, porca troia. E ci sono ste torrette del cazzo che mi continuano a colpire a destra e a sinistra come degli stronzi. Ehi, hey, one up. Ah, attenzione, attenzione. Ma guarda questo qua, continua pure ad andare avanti e indietro cercando di prendermi. Chiama lo scemo. Ehi, hey, fine livello. Posso andare pure per di qua magari. Oh, livello segreto. Magnifico. Mio. Mi trovo nel livello segreto. È qui che perderò la mia vita. Vediamo un po' cosa ci trovo da queste parti. Munizioni. One up. Perfetto. Dai, dai, dai. Ah. Ah, è inutile ripeterlo, ma le musiche di questo gioco, alcune musiche sono carine, dai. Sono veramente belle. Devo salire. Ok. Devo andare per di qua. No. Volevo il pappagallino. Vabbè. C'ho qua, sarà sopra. Ma sono troppo vicino al magnete, temo. Non mi farà mai arrivare lì. Catroia. Posso distruggere sto magnete? No, eh. Dai. Oh. Ah, almeno ho preso il rapid fire. Vediamo cosa posso fare per raggiungere quel punto là sopra. Oh, sono solo dei punti, ok. Ora devo tornarci là sopra. Niente. Ok. Ci siamo. Andiamo di qua. Sembra che i nemici non ne siano presenti. Oh, ecco il fine livello. Già ci sono arrivato. Ok. Bang. Fine del livello. Ora portami a livello bonus, gioco. Un inizio, niente male. Ehi, è livello bonus. Mega Airbase. Cosa è? Oh, merda. Volevo andare a livello bonus. Questo non è giusto. Ah, sono dei missili giganteschi, aiuto. Questo non è Meta Slug, porca puttana. Wow, wow, wow. Wow, è guerra aperta, porca troia. Ah, ci sono gli occhi. Mi vogliono folgorare. Porca troia. Ah. Non posso colpirli da qui. Ok, sistemato. Ci dovrebbe essere una cazzo di tartaruga che cammina qui in giro. Scudo. Rapid fire. Ho bisogno di carote, porca troia. Carote. Dove sono le carote?
Bisogno di carote. La vedo lì la carota, ma il gioco mi vuole gettare contro i nemici. Ok, ce l'ho fatta. Ah, merda. Questa non ci voleva. Ah, vabbè. Ho dovuto per forza sfruttare lo scudo. Cazzo, sti occhi. Vai. Levatevi di mezzo. Carichiamo i missili, va, che è meglio. Oh, le tartarughe sono armate adesso. Dov'è il mio livello bonus? Perché sono capitato in sto posto? Probabilmente andando nel livello segreto ho eliminato la possibilità di andare nel livello bonus. Meno male che c'è il pappagallo a distruggere questi missili, va. Oi, 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 oi. Levatevi dai coglioni. Che il mio pappagallo è incazzato nero. Oi, invincibilità. Yay. Corri, 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 corri. Via. Levate di mezzo. Salta, via. Questa invincibilità l'ho sfruttata veramente al meglio. Mega Airbase. Sto posto è pericolosissimo. Ah. Oh. E adesso ci voglio andare a livello bonus, però, cazzo di gioco, ok? Dai, fammi salire, grazie. Meno male che c'ho oscuro. Sti missili sono una piaga. Ah, merda. Senza il pappagallo sono un pochino spacciato. Ah, stronzata. Ah, ma pure così. Levatevi via, dei cazzo, dei coglioni miei. Mi faccio a pezzi. Siete fuori. Distruggo, mi faccio a pezzi. Mi maciullo. Mi sa che maciulleranno me se non faccio attenzione. E così è stato. Merda. Vieni qui, molla. Oi. Non ho abbastanza munizioni, sorry. Wow. Devo avanzare per tutti i livelli così, non ho altra scelta. Sti missili sono veramente una cosa. Ecco, questa è la cazzata fenomenale. Qua sotto appare un missile che non posso colpire. Pazienza, devo rischiare. Oh, wow, ce l'ho fatta. Corri! Mi sa che devo rallentare, eh? Che c'è qualcuno che mi fa secco qua se non faccio attenzione. Ecco, perfetto. Occhio. Questi missili di merda. Checkpoint. Ok. Ah, non so che utilità avranno, ma ok. Giusto quello che ci vuole per farsi ammazzare da altri missili. Quante cazzo di molle ho preso? Doin. 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 Wow. Non ci passano ancora?
No, non sono sufficienti. Forse da qua. Op. Ah, merda. Potevo scommetterci, eh? Ah, è un'invasione! Sono tutti qui! Questo salto mi sta rendendo le cose più difficili. Come lo elimina quello? Così magari, eh? Quanta gente c'era in questo cazzo di tubo? Carote! Perfetto. In ogni cazzo di discesa state! Apparentemente sì, eh? Oh. Oh. Ah. Carote. Uff. Sto livello impegnativo. Ah, stronzata. Questo salto mi sta rendendo le cose talmente difficili. Il punto è che sì, mi fa raggiungere parti del livello in più, ma il punto è che non ho controllo. Posso fare salti enormi e finire contro gli spari degli altri senza volerlo. La fine del livello è lì, devo raggiungerla. Finito. Andiamocene via da sto posto. Sì, level clear. E adesso voglio il livello bonus, cazzo di gioco. Mandami al bonus. Sì. Yay. Wow, wow, wow. Iniziamo bene. Devo trovare 30 gemme. Oh, c'è uno stop lì. Devo fare attenzione. Fatto. Questo percorso è un po' impegnativo. Ci sono le altre gemme. Eccone qualcuna. Mancata una. Marcia indietro. Andiamo avanti ora. Una sola ne manca, dai. Eccola. Extra life. Oh, sono già al boss. Ok. Con le mie poche munizioni addosso. Ah, salviamo. Visto come questo episodio era impegnativo. Mi chiedo se posso di nuovo utilizzare lo stesso trucco dell'altra volta. Hop, 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 hop. No. Devo andarci incontro a questo. Va bene, via. Ah, carro armato. Ah, merda. Chissà se posso. Ah, scendiamo qui sotto. L'ho eliminato. Ho cercato di distruggerlo rischiando parecchio, ma alla fine ce l'ho fatta comunque. Non ci riuscirei mai, tartaruga. Peccato per te. Una volta distrutta la base, Jazz
riesce a capire che Devan sta utilizzando, sta clonando i suoi scagnozzi con una macchina, cosa può fare? Cosa si può mai fare? Deve aver imparato qualcosa da Willy Coyote, evidentemente. Cosa può fare? Dare calci nel culo, naturalmente. Preparatevi per la sfida più difficile di sempre. E attualmente il quarto episodio ha un ticket di personale. Devo vendicare qualcuno per questo episodio. E lo farò presto la prossima domenica. A presto, gente!